È stata inaugurata al Box Museum di Cosenza la mostra Pelli di Seppia, una personale di Simone Bergantini, curata da Simona Caramia e Giuseppe Negro, docenti dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro come lo stesso artista, un'iniziativa nata dalla sinergia istituzionale tra l'Accademia Catanzarese e il Comune di Cosenza, incastonata nelle iniziative incluse nel progetto Ceilings. La nostra idea è proprio quella di stare all'interno del territorio in modo fluido, nel senso che non vogliamo rinchiuderci all'interno di confini, ma l'idea è quella di contribuire nel nostro piccolo all'esperienza dell'arte, non soltanto facendo parte del sistema nazionale, ma anche cercando di entusiasmare i nostri ragazzi e di farli sentire parte di una comunità allargata all'interno di questo territorio, del territorio Calabria, del territorio Italia, ma per fare in modo che siano dei giovani professionisti in grado, no, di comprendere ogni mostra che vedono, ma anche ogni processo culturale di cui fanno parte. La difficoltà era quella di rendere in questi grandi e lunghi corridoi di nobile aspetto da dargli una natura forte di quello che è il lavoro di Simone, appunto, di Bergantini, che come si può vedere è un lavoro estremamente forte, è un lavoro che racconta anche in un certo senso, in uno spaccato di questa mostra, proprio quella che è Cosenza, visto che siamo ospiti di questa città. Queste mostre di artisti dell'Accademia che dialogano con le nostre opere, credo che sia un'occasione, un'iniziativa interessante anche per mettere insieme linguaggi diversi di arte, che poi è quello per cui noi lavoriamo, questo bisogno di contaminarsi, questo bisogno di incontrarsi, di fare dell'arte un linguaggio, come dire, universale. Fino al prossimo 12 dicembre il box all'interno del complesso monumentale di San Domenico ospiterà le fotografie di Bergantini, in cui è ritratto un personaggio in costume mimetico che segue una sequenza di movimenti ispirati all'universo espressivo delle seppie, animali in grado di comunicare nel silenzio dell'ambiente marino, semplicemente cambiando colore della pelle grazie a delle contrazioni muscolari. Si intitola Pelli di Seppia, in qualche modo è anche una sorta, insomma, un evidente omaggio al libro di Montale, Gli ossi di seppia, che in qualche modo raccontava di un'umanità ridotta appunto all'osso, e io ho voluto un po' invertire quest'idea cercando di immaginare un'umanità ridotta al contrario, alla pelle, alla superficie. La mostra nasce in relazione allo spazio, come dicevo, il progetto, il nucleo iniziale del lavoro nasce un paio d'anni fa come costola di un lavoro precedente, e poi una volta individuato lo spazio, abbiamo sentito insieme ai curatori, la professoressa Caramia e il professor Negro, l'esigenza, la necessità di ampliare il progetto e cogliere l'occasione per collegarlo, insomma, alla città che ci stava ospitando, per cui abbiamo fatto una session di shooting, un paio di giorni di shooting in città, in cui questo personaggio, nel suo essere vestito di quella che poi è una tuta mimetica che viene utilizzata in guerra per essere invisibili al nemico, in questo caso decontestualizzata e ricontestualizzata all'interno della città, diventa in realtà un qualcosa che provoca l'effetto opposto, quindi dal mimetismo si passa ad un'estrema visibilità.